Allora, sempre con The Whisper in the Darkness, colui che sussurrava nelle tenebre, essendo anch'esso uno dei principali racconti del ciclo di Cthulhu e essendo molto complesso, avendo in sé molte allusioni, caratterizzazioni, collegamenti, implica anche questo che come l'orrore di Dunwich che bisogna analizzarlo approfonditamente, no? Perché pur essendo apparentemente molto diverso dall'orrore di Dunwich e dagli altri racconti del ciclo di Cthulhu, ci sono sempre comunque tantissimi collegamenti e allusioni. E ho rimasto in particolar modo a questa frase, no? Anche fra gli uomini, e istruitevi sulle loro usanze affinché quello dell'abisso possa sapere. Anyarlathotep, il potente messaggero, tutto deve essere riferito, ed egli assumerà le sembianze dell'uomo, la maschera di cera e la veste che nasconde, ed egli discenderà dal mondo dei sette soli per puntini, puntini, puntini. Allora, qui appunto c'è un'allusione al finale del romanzo, no? In quanto, del racconto, in quanto appunto la figura dell'alieno ha delle somiglianze appunto con Nyarlathotep, quello del demone seduttore, no? E che assume aspetto umano. Allora, dopo che Wilmarth ha ascoltato e riascoltato infinite volte questa conversazione, no? E essendosi reso conto che effettivamente una voce è umana e l'altra non lo è, che sembra essere la voce di un gigantesco insetto che sta imitando la voce umana con organi completamente diversi, no? Cioè come una riproduzione elettronica, potremmo dire noi, in realtà appunto sta usando degli organi a noi sconosciuti per riprodurre la voce umana, mi rimane così affascinato e nello stesso tempo terrorizzato da convincersi che c'è qualcosa di reale, no? Anzi, c'è più di qualche cosa. E comincia a entrare nella stessa ottica di Eiffel, cioè che effettivamente questi alieni esistono e fanno quello che fanno. E dunque, alla fine, no, si rende conto anche lui, insomma, che non si tratta semplicemente di fantasie. E comincia a fare le sue speculazioni a sua volta, no? Non ho bisogno di aggiungere, citazione da brano della pagina successiva, non ho bisogno di aggiungere che ascoltai quella registrazione molte volte e che scambiai numerose lettere con Akeley per tentare di giungere ad un'analisi completa. Mi sembra inutile e inopportuno riferire qui tutte le nostre conclusioni. Mi limiterò a dire che ci trovavamo d'accordo su un punto preciso. Avevamo in nostro possesso un indizio che ci permetteva di ritrovare l'origine di alcune usanze particolarmente ripugnanti che caratterizzavano le più antiche e misteriose religioni dell'umanità, no? E naturalmente non specifica quali, usanze più ripugnanti che riguardano le più antiche e misteriose religioni dell'umanità. Uno può dire sacrifici umani. Beh, conoscendo appunto la fama del Sabba, non semplicemente i sacrifici umani, ma ancora di più le usanze sessuali, no? Qui ci richiamiamo al grande Iopane di Arthur Machen, no? Con appunto l'orgia sessuale del Sabba, in cui si allude spesso e volentieri, no? Solo che Lovecraft non osa mai parlare specificamente di questa cosa perché ha terrore del sesso. Arthur Machen, con tutta la sua formazione vittoriana, invece non ha nessun problema a far capire di che cosa si sta parlando, no? Cioè dei riti di tipo sessuale, no? Che sono la prima di tutte le seduzioni. Cioè, qual era il motivo principale per cui
Nel Medioevo si è creata la mitologia del sabba, no? Come culto demoniaco, cioè da un lato sacrificio umano, sacrificio di bambini, di neonati, poi sguazzavano spesso e volentieri le storie, conto, non solo adoratori del demonio, ma anche ebrei, cioè, era cliché, no? Ma anche e soprattutto forse ancora prima l'orgia sessuale, che è il rito sessuale della fertilità, che era tipico poi tra l'altro gran parte delle religioni cosiddette primitive, no? Delle società che adesso vengono definite primarie, no? Cioè le prime fasi della storia dell'umanità, in cui appunto il rito sessuale come rito di fecondità, no? Il sesso praticato come atto magico teso a generare e far prosperare la vita, era una cosa normale, no? E poi sembra essersi trasmesso in certi culti, essere rimasto, no? In certi culti della campagna, dei luoghi isolati, no? Dove ancora si praticava il paganesimo. Forse anche proprio come ribellione alla sessuofobia del cristianesimo, no? Cioè come reazione a questo voler limitare la sessualità dentro determinate regole, molto ristrette, tra l'altro. Dunque, mi sembra, ero rimasto qui. D'altra parte, ci sembrava evidente che esistesse da sempre un'alleanza fra creature incredibili e alcuni membri della comunità umana, no? Cioè, quest'idea del rapporto fra esseri umani e alieni, fra umani e alieni, è un rapporto che non è stabilito solo adesso, cioè c'è questo rapporto segreto fra esseri umani e visitatori alieni. E lì vediamo appunto un quasi prevedere quali sono le leggende che si diffonderanno nel mondo contemporaneo riguardo gli alieni. No? Che ci sarebbero persone che avrebbero dei rapporti segreti particolari con gli alieni, ma anche, cioè, che questo rapporto non sarebbe cominciato da adesso, ma da un passato remoto, attraverso le più antiche religioni, no? Quindi l'idea che certe divinità dell'antichità siano in realtà esseri alieni. Noi vediamo che Lovecraft anticipa anche le teorie tipiche esostoriche, no? Che poi hanno avuto tanto successo attraverso tantissimi autori, di cui l'ultimo è Biglino, no? L'ultimo di una lunghissima serie di saggisti, di teorici che avevano già da lungo tempo, no? E nel secolo scorso, ipotizzato rapporti fra popoli antichi e alieni. E quindi noi possiamo dire che c'è una linea di continuità che da Lovecraft parte, forse anche qualche autore prima, chissà, bisognerebbe poter analizzare, cioè io non ci metto la mano sul fuoco che Lovecraft sia stato il primo a ipotizzare determinate cose, no? Attraverso i suoi racconti. Poi in che misura ci credesse, uno dice, in che misura lo riteneva possibile? E lì è difficile. È difficile dire, no? Perché si ha sempre la sensazione che lui voglia raccontare qualcosa attraverso i racconti che non ha il coraggio di dire dentro una lettera, mettiamo, no? O dentro un saggio, per paura di essere preso per matto, no? E dunque, può darsi che le cose partano da Lovecraft, come può darsi che partano da qualcuno ancora prima, solo che bisognerebbe provare a interessarsene alla cosa. Non mi sembra che finora nessuno abbia. Sì, c'è stato qualcuno. Quanto c'è di vero in quello che ha detto Lovecraft? Però tematizzare proprio l'argomento dei contatti con gli alieni in riferimento a Lovecraft, no? Finora credo che nessuno abbia veramente osato, a parte appunto qualche svalvolato più svalvolato di me, ecco, che abbia veramente osato porre la questione. Certamente non in modo particolarmente serio. E come si fa d'altra parte?
Dunque, eravamo incapaci di immaginare l'estensione dei traffici odierni fra le due specie, e tantomeno di fare paragoni con il pa passato, ma anche nella migliore delle ipotesi c'era posto per una serie di considerazioni terrificanti. Pareva accertato che fra l'uomo e i misteri dell'infinito vi fossero relazioni ben determinate. Gli esseri empi che apparivano sulla Terra scendevano dal pauroso pianeta Yuggoth, al confine del sistema solare. Ma quello non era che l'avamposto di una terrificante razza interstellare, il cui luogo d'origine doveva trovarsi molto al di fuori della nostra galassia e forse al di fuori del nostro stesso cosmo. Cioè, qui viene detto che la loro origine, come si poteva immaginare già, non è neanche nell'Orsa Maggiore, cioè anche quello probabilmente un avamposto, una colonia, ma addirittura forse un'altra galassia o addirittura un altro cosmo, il che spiegherebbe appunto perché la loro biologia non segue leggi conosciute alla scienza umana, cioè per cui addirittura le macchine fotografiche non riescono a impressionare, fotografare, perché appartengono a un altro cosmo. La loro materia non è la stessa materia di cui siamo fatti noi. E dunque, in seguito appunto, Wilmers si convince che la storia di Hinckley è vera e nel rapporto epistolare Hinckley diventa sempre più terrorizzato dall'idea degli alieni, cioè dall'idea di essere sorvegliato dagli alieni, e dice che ha la sensazione proprio di essere assediato nella sua casa e chiede aiuto a Wilmers, chiede di venirlo a trovare per appunto potersi difendere da questi esseri, no? E dice, nella peggiore delle ipotesi, se mi dovessero prendere, prenda lei tutto quanto e vediamo, insomma, cioè che qualcun altro possa, lei e qualcun altro possano continuare le ricerche su questi esseri se io dovessi sparire. E a un certo punto, però, succede qualcosa di strano. Arriva una lettera di tono completamente diverso da quelle precedenti. Hinckley improvvisamente dice che non è più preoccupato degli alieni, non ne ha più paura perché si era sbagliato sul loro conto, no? Credeva che volessero in certo modo pervertire la natura umana, volessero in qualche modo modificare la nostra essenza di uomini per spingerla verso regni sconosciuti e paurosi, cioè disumanizzarci. Qui torna il discorso, no, del demone seduttore, della tradizione cristiana che viene trasferito, trasformato, adattato ai racconti della fantascienza, che poi è una cosa tipica di tutto l'immaginario collettivo, cioè come ho già detto nel playlist sugli alieni, noi tendiamo sempre a vedere gli alieni o come angeli o come demoni, come dei da un lato, esseri benevoli, perfettissimi, superiori a noi, oppure come esseri mostruosi che hanno solamente intenzioni malevole, no? Cioè vederli semplicemente come esseri viventi come noi, diversi da noi, ma anche loro con i loro limiti, con i loro fasti molto. Quando avrò traslocato si spera che veramente ci sia molto meno casino. Vederli semplicemente come appunto esseri con i loro pregi, i loro difetti, che possono essere da un lato amichevoli, dall'altro ostili, che possono darci dei vantaggi e nello stesso tempo darci anche dei problemi, dei guai, come succede fra di noi, no? Dobbiamo sempre giostrarci in una zona grigia, no? E non siamo mai sicuri
che l'amico sia veramente amico, che il nemico sia veramente nemico, in fin dei conti, no? E noi tendiamo ad assolutizzare sempre gli alieni, cosa che fa anche Lovecraft, come tutti noi. Qui chiudo, arrivederci.